Hospitality Day 2024, vi stiamo raccontando questa edizione e chi meglio di lui può raccontarci tutte le novità di quest'anno. Ideatore e organizzatore di Hospitality Day, Mauro Santinato, benvenuto su MHR. Grazie, grazie a voi, grazie a essere qua all'undicesima edizione di Hospitality Day. Come sempre l'edizione più bella di sempre, abbiamo cercato quest'anno di aggiungere oltre ai contenuti tecnici e pratici anche degli interventi di speaker come il filosofo Umberto Galimberti, dove ha cercato di spiegare che oltre al pensiero calcolante è necessario anche avere il pensiero meditante, quindi ha parlato dell'etica del viandante, ha parlato degli aspetti importanti dove rimettere al centro l'uomo e quindi non soltanto la tecnica, la tecnologia. È chiaro che in un evento con oltre 200 relatori abbiamo coperto tutti gli aspetti della gestione dell'albergo, del turismo, quindi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di evoluzione del mondo della distribuzione, del revenue, abbiamo una bellissima arena del design dove si sono incontrati e confrontati tantissimi architetti, hanno parlato delle novità, delle tendenze del futuro. Insomma, una edizione che, come dire, guarda al futuro senza dimenticare, diciamo, i valori del nostro settore, l'importanza delle risorse umane. Abbiamo appunto anche avuto un'arena con tantissime testimonianze di responsabili, docenti, esperti, diciamo, di motivazione del personale. L'affluenza ha superato ogni record, abbiamo registrato 5.898 iscritti da tutta Italia, questo ci fa un gran piacere quando vediamo degli operatori che vengono dalla Sicilia o dalla Valtellina o da Aprica o dalle Dolomiti, per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione, ma questo non è altro che il primo giorno di questa settimana dell'ospitalità che proseguirà poi domani con il SIA e con il TTG, dove anche lì migliaia di operatori si incontreranno e avranno occasione di incontrarsi, di scambiarsi, di confrontarsi per cercare di migliorare sempre il nostro settore. Devo dire che, insomma, siamo presenti da anni, ho trovato questa edizione, al di là della grossa affluenza che abbiamo notato anche con il cameraman, ho trovato questa edizione molto completa, sia la parte tecnologica, abbiamo fatto delle interviste sull'intelligenza artificiale e revenue management, sia tecnologica e di avanguardia, sia la parte umana anche con esponenti come il grande filosofo e psicologo Galimberti, quindi l'idea di rimettere al centro l'essere umano è una parte empatica, quindi l'ho trovata l'edizione più equilibrata tra la razionalità e l'emotività. Dal tech al touch, cioè dalla tecnologia alla persona, quindi rimetterla al centro. Noi che ci occupiamo di ospitalità sappiamo quanto sia importante la relazione, siamo nel business delle relazioni e quindi al di là dell'evoluzione della tecnica e della tecnologia che ha un fortissimo impatto nel nostro lavoro, non dobbiamo mai dimenticarci che noi accogliamo persone e gestiamo relazioni umane, quindi il valore della relazione della persona è fondamentale, ma abbiamo anche trattato un tema sempre più importante anche per quanto riguarda il nostro settore, il tema della sostenibilità. Una tavola rotonda, una sala dedicata a una serie di incontri con GSCT, con l'organismo internazionale che si occupa appunto di sostenibilità nel settore del turismo, tanti relatori esperti di questa materia che hanno portato il loro contributo per sensibilizzare appunto anche gli operatori del settore su questa problematica e tematica assolutamente importante che sarà una delle grandi sfide del prossimo futuro. Allora, viva Hospitality Day 2024, grazie. Ci rivediamo l'anno prossimo.